Oxam è forte e riesce a vincere le sue sfide se lavora con le persone. I volontari per noi sono un pezzo fondamentale di questa organizzazione. La lotta contro la povertà e la fame che colpiscono ogni giorno 795 milioni di persone, il sostegno ai migranti in Toscana, in Sicilia, ma anche nei Balcani e nel Mediterraneo. È questo il prezioso lavoro dei volontari di Oxfam. Più di 100 provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Firenze per discutere dei loro progetti e scambiarsi esperienze. In questi mesi, anni ormai ci stiamo concentrando molto sul tema dei richiedenti asilo. È chiaro che quello che maggiormente mette in difficoltà il sistema è la lunga attesa per il primo esame nella commissione. L'altro elemento sono ovviamente la capacità del sistema complessivo, in primis anche, voglio dire, delle cooperative e delle associazioni di rispondere in maniera adeguata a un flusso migratorio che ha una molteplicità di sfaccettature, perché soprattutto le donne che viaggiano da sole hanno subito nel loro percorso, direi, ogni tipo di violenza, quindi dobbiamo accoglierle anche con tutta una serie di supporti psicologici. Io credo che ci sia consapevolezza nei paesi. Il problema è che continua a esserci una narrazione estremamente populistica su questo, che parla di un'invasione che non c'è, che parla di una difficoltà dell'integrazione che non c'è, che narra, diciamo, di invasioni da parte dell'ISIS attraverso i barconi, che diciamo, vede nell'arrivo di questi richiedenti asilo la possibilità di un peggioramento degli standard delle nostre popolazioni, dei nostri concittadini, degli europei, che non c'è. Avete mai avuto la sensazione, il sospetto che ci fossero situazioni fondamentaliste dietro a qualcuno di loro? No, mai.